Non serve memorizzare pedissequamente, parola per parola, tutto il discorso, che dall'altra parte le persone non sanno che cosa io voglio dire. Quindi io spesso sento dire: ecco, non mi ricordo quella cosa che dovevo dire, ma non importa. Quindi partiamo da questo: le persone non sanno quello che dovete dire. Quindi, salvo i concetti base, tutto il resto è irrilevante. Buongiorno Sabrina, che piacere averti qua, come stai? Grazie, grazie, benissimo, sto benissimo. Tu come stai? Sono felice che tu mi abbia invitato in questo mondo così lontano dal mio. Lontano, ma in realtà poi, come vedremo, molto vicino su altri aspetti. Infatti, allora, so che tu in particolare. Ti definisci come una mental coach, no? E poi hai anche molta esperienza per quanto riguarda temi che riguardano la leadership, la public speaking. Hai avuto anche una bella esperienza anche in ambito corporate. So che hai lavorato anche molti anni, ad esempio, in Vodafone. Poi sostanzialmente hai perseguito una tua carriera come professionista. E tu le chiedi proprio, infatti, cosa si intende in particolare, ad esempio, per mental coach? Mental coach o oh, la mental coach è una persona che allena la mente delle altre persone, le allena a fare che cosa? A individuare intanto i propri obiettivi, a individuare il punto di partenza eh, da cui le persone eh, partono e eh, il piano di azione per realizzare questi obiettivi. Quindi sostanzialmente io affianco imprenditori, imprenditrici, manager, professionisti, medici, politici persone delle più svariate professioni che in qualche modo hanno bisogno, io dico sempre, di, un, uh, di una mano a trovare la direzione. Non a caso uno degli oggetti che più rappresenta il mio lavoro è questo, cioè la bussola. Eh, quello che io faccio è aiutare le persone a trovare la loro direzione, soprattutto perché in questo momento storico... A mio parere non si tratta più semplicemente di capire quali risultati voglio raggiungere, ma che direzione voglio avere e che persona voglio diventare, perché le cose cambiano con una rapidità incredibile in questo momento storico e se io fisso in maniera granitica i miei obiettivi, poi il contesto cambia e io mi ritrovo in difficoltà, come tanti si sono trovati in difficoltà, perché se il contesto cambia io devo essere molto flessibile, mantenere la mia direzione. Ma essere flessibile sulla ricerca del percorso. Questo è estremamente interessante perché quello di cui volevo parlare con te oggi riguarda il tema da quale provengo io sostanzialmente, che è il mondo della tecnologia, ma in particolare è quello dei CTO, cioè figure che sono dei manager, quindi anche dei leader. Che tipicamente hanno un'estrazione tecnica, e nel mondo di oggi essere in un mondo della tecnologia, dove magari la tecnologia è anche proprio il core business di alcune aziende, significa anche qui veramente un cambiamento continuo. Perché cambiano le tecnologie, cambiano i paradigmi, cambia il business. Quindi lo ritrovo molto. Insomma, anche in questa definizione, che hai detto tu: anche di trovare la direzione in, una, in un ambito in cui questa direzione non è facile né trovarla, né poi sicuramente anche tenerla nel modo corretto, no? E in questo mondo qui, eh, come un po' accennavano, abbiamo delle persone che hanno un'estrazione tecnica, tipicamente, ma proprio per il loro ruolo, quindi di manager, poi si trovano a gestire persone, a mettersi in contatto con, in alcuni casi anche con i clienti, ma a relazionarsi anche con la direzione aziendale. Quindi sono persone che devono spaziare da un tipo di linguaggio e di modello di pensiero all'altro, anche così all'improvviso, con un cambio di contesto notevole perché... In realtà, anche se noi pensiamo a queste persone qui no, che gestiscono la tecnologia di un'azienda, normalmente il loro primo team, le persone con le quali veramente poi hanno a che fare, sono le parti business, quindi eh, figure che magari non hanno... Una esperienza specifica, una terminologia per quanto riguarda eh, termini tecnici, ma hanno modo di ragionare che richiedono anche proprio per relazionarsi una serie di soft skill. Ecco, visto che proprio sei esperta su questi temi qui, volevo capire con te cosa un CTO, che è una figura molto solitaria, per la quale ho voluto creare una community che si chiama Sito Mastermind, essendo una figura solitaria, che non ha molte possibilità di confronto e tipicamente nasce con degli art skill ma non con i soft skill come può lavorare per, da una parte, relazionarsi con gli altri, fare public speaking, perché capita sempre più spesso, fare networking. Quindi un po' di questi temi qui li volevo comprendere con te, proprio attingendo un po' alla tua esperienza. Infatti so che tu proprio hai molto a che fare con persone che hanno un'estrazione di qualche tipo tecnica, non per forza tecnologica, ma poi devono relazionarsi col business, giusto? Molto spesso sì, ho a che fare spesso con CFO, ma ho a che fare per esempio ultimamente molto anche con medici che hanno una competenza tecnica molto importante, molto radicata, come probabilmente eh, nel vostro caso. Quando c'è una asimmetria di competenze così forte tra una persona e quella con cui ha a che fare o una persona con un team di persone con cui ha a che fare o una persona con un'altra funzione serve fare un grandissimo sforzo intanto uno sforzo primario dico io di traduzione perché eh, molto spesso mh, le persone che si occupano per esempio di tecnologia utilizzano un linguaggio talmente tecnico che per loro è ordinario è normale è pane quotidiano come per altre persone è utilizzare il lessico base eh, ma spesso dall'altra parte ci sono persone che proprio non capiscono ehm, il significato di quelle parole e quindi dobbiamo partire da questa condizione. Dobbiamo per capirci avere un vocabolario comune, quindi lo sforzo grande di traduzione da parte delle persone più tecniche, considerato che dall'altra parte semplicemente c'è qualcuno che non è meno bravo e meno competente, c'è qualcuno che ha un altro background. E lo sforzo poi da parte di queste persone, perché poi eh, la responsabilità di una comunicazione sta sempre eh, ripartita tra le parti, lo sforzo eh, delle altre persone intanto di fare domande, di comprendere e di essere curiosi. Ecco, poi il tema grosso secondo me è questo, mantenere una sana curiosità verso il mondo dell'altro, partendo dal presupposto che adesso sembra una frase che noi diciamo per prendere in giro qualcuno, ma ognuno vive nel suo mondo. Di solito si usa questa frase per dire a qualcuno che è un decontestualizzato, per cui si sì, vabbè, ma tu vivi nel tuo mondo. In realtà è così. Ognuno di noi vive nel suo mondo, ha il suo punto di vista, filtra la realtà in base alle sue esperienze, in base alla sua situazione attribuisce alle parole un significato diverso rispetto a quello attribuito dagli altri. Perché se io adesso ti dico eh, facciamo una pausa, ci prendiamo un attimo di relax, magari per te eh, relax è sfogliare una rivista di tecnologia, per me è fare una passeggiata. Peccato che poi se non ci intendiamo su questo io ti porto a fare una passeggiata e tu non ti rilassi. Quindi dobbiamo partire da questa considerazione, tutti quanti, che ognuno vive nel suo mondo. Quindi eh, dobbiamo fare lo sforzo, quando dobbiamo far capire agli altri il nostro messaggio, di tradurre quello che per noi è normale e ordinario, tradurre in parole, in concetti utilizzando magari delle metafore che sono sempre delle grandi alleate per far capire dall'altra parte qual è e che cos'è il mio mondo. Questo sicuramente è un ottimo punto di partenza. Il secondo punto importante secondo me, soprattutto per chi come voi si occupa tantissimo di eh, tecnologia e ha una competenza tecnica molto dettagliata, è curare la relazione. Cioè, alla base di qualsiasi comunicazione efficace c'è una buona relazione. Questo vale eh, se la relazione dura lo spazio di 5 minuti di una telefonata, se dura un mese perché abbiamo un progetto eh, da portare avanti insieme in più persone eh, che dura un mese, questo vale se la relazione è per esempio tra me e il mio team e magari dura da anni. Non cambia niente. Se non per il fatto che ovviamente più la relazione duratura, più il rischio che ci siano dei conflitti non risolti, delle cose non dette, delle questioni incancrenite, ovviamente è alto, ma d'altro canto il vantaggio è che ci si conosce meglio. E dall'altra parte, quando la relazione è immediata e istantanea, devo essere velocissimo, velocissimo. Ma mai prescindere dalla relazione. Anche se devo alzare il telefono per chiedere un consulto a un collega dell'HR che io sento due volte l'anno, la prima cosa che devo avere in testa è, nello spazio anche di quella telefonata, prima creare una relazione di qualsiasi genere, ma sulla base di quella posso poi comunicare in maniera efficace. Questo purtroppo in pochi lo tengono in considerazione, in realtà è molto, molto importante. E il terzo e ultimo punto, poi mi taccio perché altrimenti andiamo avanti tutta la mattina, eh, io mi appassiono poi a raccontare queste cose. Terzo punto è l'emozione, si comunica attraverso l'emozione. Quindi eh, il leader, la leader, non sono persone eh, tutte d'un pezzo che non si emozionano mai, tutt'altro, eh, si comunica. Si guida, si ispirano altre persone attraverso lo stato emotivo attraverso la capacità di appassionare, entusiasmare, trasmettere Grinta, a prescindere poi dal carattere che ciascuno ha, che è corretto che rimanga. Io sono una grande fan, tu lo sai Alex, della leadership introversa, eh, nel senso che penso abbia una grande potenza, quindi questa va mantenuta se qualcuno è introverso. Si può emozionare anche da introversi, ma questo tu lo sai molto meglio di me. <ride> sì, sì, io sono il capo degli orsi. <ride> e il mio ufficio lo chiamo la grotta. Il quindi... <ride> capo degli orsi mi piace. <ride> sì, sì, no, ma infatti, anche proprio per questo che dici, mi rendo conto che effettivamente. Questi qui sono consigli assolutamente importanti, poi soprattutto proprio per persone che spesso, no, un po' per deformazione, per tanti motivi, adesso non voglio generalizzare, però molte volte effettivamente tendono ad avere un po' una natura tendenzialmente introversa, no? eh, Anche perché magari è proprio quello il motivo per il quale possono applicati in maniera molto importante su studi tecnici, gli piacciono le macchine, eh, l'informatica o altre cose tecniche, insomma. E quindi proprio molte volte non viene naturale questo. Quindi c'è un po' di, di, di sforzo, di resistenza iniziale a cercare di applicare rimedi di questo genere qua, no? E, quindi anche su questo volevo capire se hai qualche suggerimento per un po' iniziare proprio ad allenarsi, visto che poi anche un po' il lavoro che fai tu stessa. So, ovviamente non ti sto chiedendo cosa faresti in una consulenza, ma in generale quali sono un po' alcune cose sulle quali una persona di questo tipo potrebbe fare un po' attenzione, ecco. Sì, quindi mi piace citare un concetto che viene molto citato e credo che voi tutti e voi tutte lo conosciate, che è quello della comfort zone. Spesso si dice eh, serve per migliorare, per modificarsi, per acquisire delle competenze nuove, eh, uscire dalla comfort zone. Io preferisco dire, e questo è il concetto che mi piacerebbe passarvi, preferisco dire serve a lavorare per ampliare la propria comfort zone perché se io mi metto in testa proprio nella mia mente l'idea di uscire da qualcosa da un luogo in cui sto bene sto al caldo mi sento al sicuro faccio fatica a passare nella mente eh, questa volontà di superare il limite in cui non so al di là che cosa c'è, non so cosa c'è, fa freddo, eh, c'è buio, metaforicamente parlando. Se io invece immagino di essere, come dici spesso tu, nella mia eh, bolla, nel mio mondo, ma l'idea è di allargarlo un po' di più, quindi allargarla questa comfort zone, fare in modo. Che il limite si sposti un po', ma che io rimanga sempre dentro, allora per la mia mente è un po' più confortevole questo concetto e probabilmente sarò molto più eh, spinto, incentivato, incentivata a fare quei passi per allargare la mia eh, zona di comfort. Certamente un po' ci si deve forzare, cioè si deve uscire dall'abitudine, questo sì, che per la mente non è mai un grande lavoro semplice perché il cervello funziona per abitudini, funziona a risparmio, per cui più eh, le attività che svolge, i pensieri che ha sono sempre gli stessi, eh, meno energia consuma, quindi funziona ahimè così e quindi serve eh, scardinare un po' eh, le abitudini che abbiamo e come nel caso che citavi per esempio eh, allenarsi proprio un po' tutti i giorni. Un esempio concretissimo, adesso che stiamo via via tornando all'interno delle aziende fisicamente parlando, mh, mi metto come obiettivo che una volta al giorno vado a prendere un caffè con un collega oppure una volta al giorno eh, scrivo un Whatsapp a un collega, a una persona che conosco per chiedere come sta, punto, non perché ho bisogno di qualcosa. Una volta al giorno faccio una telefonata, una volta al giorno mi alzo e vado ehm, da un collega di un'altra scrivania per portargli eh, un caffè in omaggio, invento. Però con questa idea di un po' tutti i giorni dico, ok, che cosa posso fare? La dico in maniera forzata, per avvicinarmi al genere umano, perché serve un po' di curiosità, questo sì. Eh, capisco che poi chi è innamorato delle macchine che fanno delle cose straordinarie inimmaginabili sono molto affascinata dal mondo eh, delle macchine dai software dall'intelligenza artificiale capisco che poi uno dica vabbè ma c'è talmente tanto lì che gli esseri umani non è che siano così interessanti in alcuni casi è vero in alcuni casi è vero eh, in altri casi magari no e quindi fare un po' questo sforzo di curiosità e, se ci pensi è un po' come viaggiare, andare in un altro mondo. Io adesso che sono qua mi sento in un altro mondo e sto facendo un viaggio come quando vado in giro per il mondo e, e conosco un'altra cultura, un altro modo di pensare, un altro modo di lavorare. E questo non può che portarmi ricchezza. Ecco, se noi ragioniamo in termini di ricchezza, come faccio a diventare più ricco o più ricca? Non materialmente parlando, ma eh, confrontandomi con gli altri. E questo è un modo per migliorare il mio modo di essere, migliorare il mio modo di lavorare e chissà, a volte capita anche questo, trovare dagli altri quell'intuizione che mi serve per risolvere magari un problema di codice. Allora intanto ti confermo che nel nostro settore molti preferiscono e lo ammettono candidamente preferiscono avere a che fare con dei robot o le macchine che non con le persone. Infatti un tema ricorrente che tiro fuori ormai un po' lo sfinimento è che nel mondo tech il problema principale non è la tecnologia perché più o meno delle soluzioni si trovano un po' per tutto no? eh, ma il problema sono proprio la gestione delle persone. Perché per costruire tecnologia servono queste persone. Quindi, anche se ci sono tutti questi problemi di eh, introversione, di relazioni, di comfort zone ridotta, poi ci deve arrivare. Infatti, proprio sul discorso comfort zone, eh, mi fa venire in mente quello che poi spesso dei CTO o figure simili manageriali poi devono affrontare, e per loro molte volte è uno dei modi. Più ampi di dire di uscire dalla comfort zone, cioè il public speaking, perché per molte di queste persone pensare di avere a che fare con una platea che li ascolta, magari anche dietro una, una webcam, eh, però comunque essere ascoltato da tante persone eh, è una grossa eh, uscita dalla propria comfort zone. Quindi anche su questo ti voglio chiedere se hai qualche suggerimento, perché poi ci sono anche alcune categorie specifiche di questi CTO. Che io li chiamo gli evangelisti, sono quelli che devono comunicare la loro la piattaforma, la tecnologia, come funziona, perché spesso i clienti sono altre figure tecniche e quindi anche loro sono coinvolti in questi processi anche di marketing e quindi molti li vedo, però, veramente in grossa difficoltà. Io stesso eh, ai primordi ero terrorizzato dal fare public speaking, e poi per me è soprattutto una cosa del tutto naturale, perché come hai detto tu, eh, infatti esercitandosi, uscendo dalla comfort zone, è venuta una cosa assolutamente naturale. Però per chi inizia è, è devastante, cioè ci sono persone che vanno in panico. Vero, verissimo. Pensa che eh, dopo, naturalmente, al netto della paura della morte, è una delle, delle paure più diffuse, quella di... Eh, parlare in pubblico ed è incredibile nella misura in cui siamo chiamati a farlo tantissime volte. Nella vita, perché se ci pensi è vero che ci sono le riunioni, ci sono gli eventi, ma se ci spostiamo un attimo nella vita quotidiana e personale, eh, la riunione di condominio è un modo per parlare in pubblico. Alzare la mano a una conferenza è un modo per parlare in pubblico. Intervenire a una cena eh, con un gruppo di amici per, per proporre un viaggio è parlare in pubblico. Lo facciamo tutti i santi giorni, ma ci sono alcune considerazioni. Uno, non ce lo insegna nessuno, quantomeno in questa parte del mondo, perché per esempio negli Stati Uniti è materia di insegnamento. Eh, anche in Italia, nelle scuole americane, il public speaking è una materia esattamente come la matematica, eh, l'italiano o la geografia. E se ci pensi poi, quando siamo da soli o da sole davanti a un pubblico, è un po' come se fossimo... Nudi cioè tutti ci guardano e noi sentiamo questi sguardi addosso e quindi comincia a proposito di eh, atteggiamento mentale comincia nella nostra mente tutto un dialogo interiore che non ci aiuta per niente che più o meno dice aiuto adesso che cosa dico pensa non mi ricorderò più niente adesso il mio capo mi starà guardando ma no, secondo me eh, la promozione non me la darà mai. E tutto questo genera una serie di pensieri che portano a atteggiamenti, azioni ed emozioni che effettivamente poi non ci fanno ben performare, ovviamente, no? perché poi la mente ci accompagna a produrre determinate azioni e comportamenti in base a quello che pensiamo eh, il corpo fa. Cioè la mente è proprio ser una serva fedelissima. Quello che noi le diciamo lei fa. Se noi le diciamo sei imbranata, eh, non ce la fai, a tenere questo discorso non si capirà niente e avrai la salivazione azzerata è esattamente quello che avverrà, la famosa profezia che si autoavvera. Quindi, da questo punto di vista, serve allenarsi tantissimo. Io seguo molte persone in posizioni apicali che hanno dei veri e propri attacchi di, di panico, di ansia, di disagio all'idea, solo all'idea. Di parlare in pubblico, quindi magari hanno un evento importante, a partire da due settimane prima cominciano ad avere delle mh, difficoltà proprio anche fisiche. Quindi eh, sicuramente farsi seguire da qualcuno è un ottimo modo. Avere in mente alcune cose. Uno, principale, le persone non sanno cosa dovete dire. Quindi non serve. Memorizzare pedissequamente, parola per parola, tutto il discorso non serve perché può capitare che l'emozione in qualche modo prenda il comando della situazione e non ci faccia ricordare quella cosa specifica. E allora, se io non mi ricordo quella cosa specifica, ma me la sono messa in testa, non riesco più ad andare avanti. Peccato che dall'altra parte le persone non sanno. Che cosa io voglio dire? Quindi io spesso sento dire ecco, non mi ricordo quella cosa che dovevo dire, ma non importa. Quindi, partiamo da questo: le persone non sanno quello che dovete dire. Quindi salvo i concetti base, tutto il resto è irrilevante quando siete lì che ve lo ricordiate o meno, irrilevante, nel senso, non è eh, una cosa che può fermare la vostra performance. Punto uno. Punto due. Quando parlo in pubblico devo avere un obiettivo, devo sapere perché parlo in pubblico e soprattutto devo avere qualcosa da dire. Io dico sempre se non ho niente da dire, non parlo. Ecco, questa è una, sempre una bella indicazione. Se non ho niente di rilevante, di importante da dire che possa fare la differenza per le persone che stanno dall'altra parte, non dico niente. Ma devo avere l'obiettivo in testa quando... Decido o quando qualcuno decide di mandarmi a parlare in pubblico. Qual è il mio obiettivo? Vendere, incuriosire, come dicevi prima tu, Alex, evangelizzare, eh, insegnare, incuriosire, persuadere qual è? Devo assolutamente saperlo, perché altrimenti vago. E allora un conto è vagabondare e un conto è avere invece ben chiaro, a proposito di direzione di bussola, ben chiaro dove voglio andare, che cosa voglio ottenere con il mio intervento. Terzo elemento chiave che può effettivamente in qualche caso dare anche una svolta è avere in mente eh, l'inclusività, cioè avere in mente di parlare non al pubblico, ma di parlare con il pubblico, di parlare con tutto il pubblico, cioè avere cura che nessuno si senta escluso dal discorso che io sto facendo. Quindi se io sto parlando eh, all'azienda per intero, devo aver cura, se decido di nominare per esempio il Dipartimento di Finance, di nominare anche gli HR, di nominare anche il Sales, di nominare anche le Customer operation. Quello vuol dire fare inclusività, cioè fare in modo che tutti si sentano coinvolti. Questa è una chiave importante perché spesso invece non viene presa in considerazione, ora parliamo di eventi, ma parliamo anche in maniera più ristretta delle riunioni. Quante volte le riunioni eh, si svolgono in questa maniera? La persona parla avendo come interlocutore visivo, quindi guardando solamente o il proprio capo o eh, la persona di rango più importante all'interno di, di quel consesso. Sbagliatissimo. Perché, se io parlo solo con quella persona, tutti gli altri si sentiranno esclusi e questo non è un buon modo di comunicare perché se ne accorgeranno tutti e se ne accorgerà anche la persona a cui viene rivolto lo sguardo. Poi, le cose veramente da imparare sono tantissime. Adesso, qua ne ho dette qualcuna e spero che vi possa in qualche modo essere utile, sono veramente tante. Anche qui, la chiave è l'allenamento: l'allenamento, un po' tutti i giorni. Anche e soprattutto dico io, facciamo palestra nella vita quotidiana perché di occasione ce ne sono tante. Quindi, se vado alla presentazione di un libro, alzo la mano, se sono con gli amici eh, e provo, tanto loro non lo sanno che io sto facendo pratica, però provo, sperimento, sbaglio. È eh, importantissimo sbagliare. Sì, decisamente. Tanto immagino che ti afflissi no? un po' al fatto di avere il cosiddetto sguardo democratico, no? quindi guardare un po' tutti no? quando si parla chiaramente in un evento fisico, in una riunione, con le fatti l'ho visto sempre come una cosa che aiuta molto, peraltro anche a chi parla a non rimanere fisso anche proprio mentre parla con una persona in realtà a spaziare meglio, lo rilassa un po' certe volte, questo l'ho visto un po' su me stesso. Vero, Tra... di solito poi eh, ci rivolgiamo o appunto alle persone gerarchicamente più importanti o a quelle persone che ci danno dei cenni di eh, assenso, quindi le persone che magari fanno sì con il capo, che ci sorridono, che nella nostra testa ci stanno ascoltando. Magari stanno pensando alla loro lista della spesa, ma siccome fanno sì con la testa e ci sorridono, in qualche modo eh, veniamo attratti perché è come se ci stessero dicendo: Vai che stai andando bene e noi abbiamo un po' bisogno di quello. Quando stiamo parlando, non sappiamo se non abbiamo una buona sensibilità come sta andando? Siamo molto immersi nella nostra, nel nostro speech. Allora, eh, l'attrazione verso il volto amico eh, è in agguato, mentre serve appunto guardare eh, un po' alternativamente un po' tutti. Da questo punto di vista so che le persone non ci credono, ma è più semplice parlare a una platea molto grande perché quando tu hai una platea molto grande, parlo di 200, 300, 500 persone, senti, non li vedi gli occhi delle persone, quindi li senti meno addosso. Una riunione con 10 persone è ovvio che lo sguardo addosso di te lo senti molto. E parlare, dico un'altra cosa che sembrerà strana, ma imparare a parlare in pubblico eh, a 10, 100 o 1000 persone è la stessa cosa. Una volta che si impara, non cambia assolutamente nulla. Cambiano alcune tecniche, alcune strategie. E dobbiamo solo switchare qua il file da caricare, ma per il resto è la stessa cosa. Molto molto interessante. E anche tra l'altro, mi è venuto in mente quello che dici prima anche sul discorso che chi ti sta ascoltando in realtà non sa cosa devi dire esattamente. E questa qui è una cosa che effettivamente blocca molto eh, nel nostro settore, quindi comunque figure tecniche, perché... Vige un po' il problema comune della cosiddetta sindrome dell'impostore, no? Quindi persone che eh, non si sentono adatte a quello che magari è il loro ruolo, quello che stanno dicendo, perché magari pensano che siano tante persone molto più esperte di loro che ne sanno a pacchi di più e quindi si sentono un po' inadeguati, no? E questo lo vedo molto in talk, conferenze, di argomenti tecnici e di conseguenza anche di figure manageriali come CTO che si bloccano su questo, ma in realtà molte volte non si rende conto che già solo per il fatto di essere dall'altra parte del palco, no? quindi di chi parla, sei visto automaticamente, di solito, come già un'autorità istantanea. E quindi poi molte volte la stessa sindrome dell'impostore, che ha eh, la persona che parla, ce l'hanno ancora di più le persone che ascoltano, cioè tutti hanno in realtà questa, questo tipo di, di problema. Quindi bisognerebbe un po' evitare di bloccarsi su questo specifico punto che... Vedo che in effetti è un po' abbastanza pesante su, su figure tecniche. Sì, poi guarda, la sindrome dell'impostore è tanto più sentita, diffusa e vissuta dalle persone più competenti in assoluto. È paradossale. Eh, le sì. persone meno competenti, ma magari un po' più smart nella comunicazione, non vivono assolutamente questa situazione. Cioè, più una persona eh, è brava, più c'è questo sabotatore interno che dice no, vabbè ma. Sei lì per caso, per una botta di fortuna, eh, perché conosci l'amico dell'amico, ma sì, vabbè, hanno preso te, però vabbè, non è che poi sei, sei sto figo. Allora, in questo caso, anche qui il lavoro è quotidiano e complesso, ma in questo caso, per esempio, una chiave utile può essere eh, l'umorismo. L'umorismo con se stessi, eh? non sto dicendo di, di, di far ridere altri, ma quando ci parliamo... Quando abbiamo il nostro self-talking e ci viene in mente eh, che potremmo essere degli impostori, eh, un'idea può essere prenderci in giro e dire: Ma sono un impostore, ma magari sì, vediamo se ce la faccio a non farmi scoprire e iniziare questo dialogo quasi surreale che in qualche modo poi fa smontare. No, la, la situazione, l'umorismo è un'arma un incredibile, uno strumento incredibile, soprattutto l'autoironia per affrontare tante situazioni difficili. Ecco, sperimentiamo, prendiamoci in giro, tanto siamo noi e noi, eh, perché come dicevi tu, ehm, i sintomi della sindrome dell'impostore, adesso parliamo poi in maniera anche inappropriata. Parliamo di sintomi e di sindrome, in realtà non è nulla di riconosciuto dall'organizzazione dall della sanità, lo parliamo in senso più ampio ovviamente, ma tutte le volte che mi sento un impostore non, fa, non rendo un buon servizio poi eh, alle mie performance, ai miei risultati, e eh, al modo in cui mi sento, che sono strettamente legati. Quindi, anche qui, se ragioniamo in termini, come immagino siate abituati molto voi in termini eh, pratici, mi servono o non mi serve? la sindrome dell'impostore in questo momento mi serve o non mi serve? Non mi serve, ok, adesso la metto da parte, me ne occupo dopo che ho fatto lo speech. Anche questa è una possibilità di dire, ok, sta roba mi serve, no, ok, metto da parte, guarda, torno dopo, eh, fammi fare lo speech e poi arrivo. E sì, no, sono interessanti i trucchetti, poi alla Richard Bandler, no? quindi anche spostare dove sta sì. anche... Il mentalmente la posizione fisica virtuale all'interno della testa il pensiero metterlo dietro eccetera questo è molto, molto abbiamo interessante. abbiamo un grande potere su questo abbiamo un potere su quello che accade nella nostra mente abbiamo un potere con il nostro linguaggio lo usiamo pochissimo un po' perché non siamo abituati un po' perché non abbiamo una formazione e un po' perché e torniamo il cerchio si chiude e torniamo sempre lì un po' perché pensiamo che questo potere in realtà gli altri ce l'abbiano ma noi no Vero, vero E peraltro un altro problema grosso che hanno figure di questo genere è anche quello di fare rete, networking, perché anche questo qui è un altro problema che vedo, anche avendo fondato qui la community, che effettivamente molti vanno un po' stimolati, no? spesso sono quelle persone che si vedono un po' ai margini quando c'è un evento fisico, di, di fare delle chiacchierate e così via. Molti non hanno, eh, diciamo, la, la capacità e lo spiglio di fare networking e poi... Vedo che in ambienti protetti tra tecnici è un po' più facile, uh, infatti abbiamo organizzato gli eventi fisici, alla fine grandi chiacchierate, però togliendo questi contesti appunto protetti tra pari, uh, in altri ambiti invece vedo che ha, fanno molta molta più difficoltà, anche su questo hai qualche, qualche consiglio? Ci sono ancora persone, eh, e purtroppo sono tante, che pensano che il networking sia una perdita di tempo, ahimè, e quindi non vi dedicano le giuste eh, energie, non allocano proprio del tempo per fare networking. In realtà, secondo me, va proprio allocato, va, come anticipavo prima, mh, maturata una, un interesse reale, Verso le altre persone, cioè le relazioni vanno coltivate a prescindere e attivate laddove ce n'è bisogno. A volte purtroppo cadiamo ancora nella tentazione di coltivare relazioni meramente per opportunismo, cioè mi avvicino eh, a quella persona o a quel gruppo di persone solo perché mi può essere utile o perché mi potrebbe fare un favore o perché. Eh, mi potrebbe velocizzare. Ecco, io credo che oltre a essere non etico, e questo è, una, è un importante punto, quantomeno per me, eh, non è particolarmente funzionale. Cioè, eh, serve che io impari a coltivare le relazioni con chi fa parte del mio mondo, con chi fa parte di mondi diversi, ma in qualche modo eh, legati al mio, per accrescere lo dicevo prima e lo ripeto, per accrescere il mio bagaglio interno. E laddove faccio questo, poi, poi quando ho la relazione di base, poi quando avrò bisogno di velocizzare qualcosa, è chiaro che mi basterà alzare il telefono e dire, guarda, ho bisogno che mi dai quell'autorizzazione perché altrimenti non posso andare avanti. È ovvio che se sotto c'è una relazione, la persona si farà in quattro per farlo. Se così non è e ha altre cinque cose da fare, la vostra pasta passa al sesto posto. Quindi intanto è una questione piacevole quella di intrattenere relazioni, arricchente e che può poi tornare utile. Anche qui come faccio? Partecipando certamente alle iniziative come quella che ben tu hai messo in piedi, che è straordinaria, eh, molto bella. E all'interno di queste iniziative chi ha magari un po' più di capacità di leadership può agevolare gli altri a mettersi in contatto perché serve anche un grande senso di responsabilità chi magari non è molto bravo e abile può usufruire invece di chi lo è perché gli dà una mano perché lo può imitare allora dico ma Alex come fa per avere tutto questo networking lo osservo vedo quello che fa e provo anch'io a fare come fa lui, poi trovo il mio modo, ma inizialmente l'imitazione, eh, quello che alcuni chiamano modeling, cioè trovo qualcuno che fa una cosa che mi piace, che io non so fare, lo imito totalmente, vedo come fa lui, lo osservo, lo imito, gli chiedo anche qui: come fai tu a fare questa roba? Ok, io faccio come te, poi trovo il mio modo, ma sempre con quella curiosità. Di base con quell'idea di arricchirci. Eh, pensate, i nostri neuroni funzionano quindi all'interno del cervello, le, le cellule eh, cerebrali, i neuroni funzionano perché sono in collegamento tra di loro. Se voi vedete una rete, forse anche simile alle reti che costruite voi, cioè eh, le reti neuronali sono un, intri, un, un intreccio incredibile di strade, e Ogni elemento è unito all'altro, non ce n'è uno che va da solo. Allora, per quale ragione noi dovremmo funzionare da soli se il nostro cervello funziona per rete? Cioè, la parola chiave è questa: rete, che poi penso sia una parola chiave anche nel vostro dimestiere, una parola che ricorda. Sì, sì, decisamente, infatti, sono assolutamente d'accordo. Infatti, certe volte anche c'è la cosiddetta legge di Conway nel nostro settore che stabilisce che ciò che viene prodotto in termini proprio di software, di infrastrutture, ricalca molto anche i modelli organizzativi di comunicazione tra le persone e quindi anche questo concetto di rete lo, lo, lo si rivede molto anche in quello che, che hai detto tu facendo un po' eh, un paragone. E no, quindi anche su questo molto molto interessante è una cosa che è un po' comunque un filo conduttore no? po di tutte queste cose che alla fine c'è comunque un lavoro eh, da fare a livello individuale, molto che va ritagliato su misura. No? Quindi, anche quando penso, anche all'intervento che fai tu stessa come coach, o anche io, no, quando intervengo come mentor su altre questioni, è effettivamente un vestito su misura, quello che va fatto. No? Quindi anche su questo c'è da fare un periodo iniziale di. Chiarimento, di comprendere quali, qual è lo stato della persona e poi seguirla man mano nella sua evoluzione. Quindi lo vedo un po' come un modello di questo genere, non so se anche per te è così. Sì, verissimo, sono molto d'accordo, eh, nel senso che la formazione di gruppo è sacrosanta, è importante, io faccio formazione eh, all'interno delle aziende sul public speaking, sulla leadership, sulla creatività, sulla comunicazione, importantissimo, perché poi imparare con gli altri... Decuplica le possibilità di arricchirsi, certamente sì. I libri altrettanto eh, quindi formarsi anche attraverso i libri. E poi il percorso individuale io dico fondamentale perché è, è sartoriale, proprio è su misura per te, e quindi quello di cui hai bisogno tu, in quel modo che necessiti tu è, è unico. Parliamo spesso di unicità, di, di diversità. Siamo talmente diversi gli uni dagli altri, che è chiaro che eh, per ciascuno va ritagliato eh, esattamente, prendendo le misure precise, un percorso anziché un altro. Questo è, hai citato una chiave che mi sta molto a cuore: proprio la sartorializzazione. Dobbiamo essere tutti. Dei sarti e delle sarte, degli stilisti di, di noi stessi, delle nostre professioni, prendercene cura in quel modo perché è la strada giusta, è la strada anche più eh, soddisfacente, secondo me, fermo restando le altre forme di formazione di gruppo che sono straordinariamente efficaci. C'è anche qualche risorsa per chi vuole comunque approfondire questo tema che, che ti va di consigliare. Allora, eh, posso consigliare 742 libri o meno? <ride> Perché effettivamente ce ne sono tanti. Eh, allora, vi consiglio intanto in realtà una persona da seguire, che secondo me è la persona oggi in Italia e non solo più competente in assoluto eh, in ambito di comunicazione. Si chiama Anna Maria Testa. E vi suggerisco la lettura di un suo libro che è il coltellino svizzero che è eh, proprio metaforicamente il coltellino svizzero è quello strumento che ci consente di fare tantissime cose e, e dà la chiave per una buona comunicazione sia in pubblico sia eh, in one to one sia all'interno delle relazioni ci sono mh, tantissimi contenuti che Anna Maria Testa approfondisce in una maniera anche divulgativa perché è una tecnica della comunicazione, quindi una persona molto esperta, ma che ha grandi doti eh, divulgative, che si ritrovano anche, questa è la seconda risorsa sua che eh, cito, nel suo blog e sito che si chiama Nuovo e Utile, nuoveutile.it. E lì ci sono tantissimi articoli che lei e il suo staff scrivono sempre in questo ambito in quest'ottica divulgativa mh, a livello di comunicazione di creatività di problem solving di leadership ci sono tantissime tantissime anche fonti internazionali da cui lei mh, prende spunto e che cita spesso lei tra l'altro scrive anche su parecchi eh, giornali scrive sull'internazionale per dirne una e quindi una persona che va seguita questi sono i miei, I miei suggerimenti per voi. Ottimo, ottimo, grazie mille anche per questi suggerimenti. Tra l'altro, se qualcuno volesse contattarti, hai un sito tuo. Se qualcuno volesse contattarmi, sabrinazanino.it mi trovate anche su LinkedIn, mi trovate su Spotify e su tutte le piattaforme di podcasting perché ho un podcast che si chiama Leadership Time. E quindi i modi per contattarmi sono questi. Fantastico, Lui è stato veramente un piacere parlare con te Sabrina di questi temi che assolutamente sono fondamentali nel settore di CTO proprio per tutto quello che abbiamo detto prima, quindi spero a questo punto che siamo riusciti un po' a anche sbloccare qualcuno, appunto a fargli espandere la comfort zone di cui si parlava prima e quindi insomma è venuto un bel contenuto e spero proprio che ci sia una, un miglioramento in chi ci segue su questi temi qui. Grazie ancora Sabrina e a presto. Grazie Alex per avermi invitato a fare questo viaggio in questo mondo adesso a me un po' più vicino. Mi impegno a fare dei passi ancora in avanti verso la vostra realtà che per me è estremamente interessante. Un saluto, mi auguro veramente di aver dato anche solo un beat a ciascuno e a ciascuno di voi che ci ha ascoltato in questo momento. A presto, ciao. Ciao, a presto.